Democratiche, che è un'associazione a scopo sociale che ha creato un software che si chiama iResist. Questo software permette a grandi assemblee di essere non costrette in piccoli spazi e soprattutto di avere tutto il tempo naturale per prendere una decisione, ma le funzioni migliori sono quello di poter costruire delle proposte in maniera collaborativa tramite chiaramente smartphone, tablet, PC e soprattutto deve essere anche integrata in metodi come quello di oggi, cioè le assemblee vis-à-vis. Io sono un po' emozionato, scusatemi. Abbiamo parlato di che cosa si deve fare e io penso che sia molto chiaro che cosa si deve fare. Come si deve fare, secondo me, deve essere presa in carico da parte dell'associazione di tutte le associazioni da attuare la Costituzione, come quelle di ieri del coordinamento per il no, è quello di attuare una rivoluzione democratica, e questa rivoluzione democratica, credetemi, è possibile da tutti voi utilizzando strumenti decisionali, moderni, che permettono di costruire delle proposte, di votarle e di deciderle. Queste cose sono disponibili online. Adesso le tecnologie democratiche purtroppo ha finito la sua esistenza quest'anno, ma lascia in eredità questo software. Sono stati 5 anni di lavoro e abbiamo lavorato a metodologie per riuscire a mettere soprattutto in sintesi l'armonia delle idee intelligenti e di tentare di spostare e mettere in disparte le cose stupide, perché in internet, signori, voi andate su Facebook, andate su Yahoo, su altri social, e quello che succede è che perdete un sacco di tempo, perché magari dite delle cose molto intelligenti, ma queste cose finiscono nel dimenticatoio, perché vengono sommerse da commenti che purtroppo fanno disperdere questa energia positiva che invece avete. Ecco, iResist invece, con un sistema di valorizzazione dei contributi intelligenti, permette l'emergere di questa intelligenza collettiva. Questo è quanto io volevo dire. Volevo dire soltanto che spero che l'organizzazione di Paolo Maddalena o i comitati di ieri, ai quali non ho potuto fare il mio intervento per questioni di tempo, si prendano in carico l'utilizzazione, l'installazione nei loro server, in maniera che abbiamo un'istituzione credibile, della quale fidarsi, perché alla fine bisogna fidarsi, che faccia questo mestiere. L'altra questione è importante, che tutti voi vi prendiate la responsabilità di apprendere queste cose, di utilizzarle, di imparare ad utilizzarle, perché unendoci, come ha detto ieri Paolo Maddalena, all'altra si fa la forza, e io sogno una forza che permetta in tempo reale di votare quello che votano in Parlamento e confermarlo e vedere in tempo reale qual è il livello di consenso. Grazie Jacopo. Si chiama iResist, ma io spero che venga promosso. Assolutamente, con Jacopo siamo in contatto già da un anno a questa parte. Arrivederci e grazie per l'opportunità. Grazie Jacopo. Pietro Vangeli.